Vai, fammi vedere, spingi bene. 10, vai 10. Il Mirrorable Camp nasce da un'esigenza molto pratica, da un bisogno dei genitori e delle famiglie di trovare anche un periodo durante l'estate in cui i bambini con disabilità acquisite, come i nostri bambini, potessero avere un'accoglienza che fosse alla pari con gli altri bambini e che fosse assolutamente in un modello inclusivo. Stringi forte, 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 forte. Da questo bisogno abbiamo pensato che l'altra necessità poteva essere quella di estendere il progetto Mirrorable, che era nato come una piattaforma online, ad un periodo intensivo di riabilitazione. Ok, la mia pallina rotola, rotola, rotola. Tagliamo le spalle e i gomiti. Quello che abbiamo fatto è stato reclutare inizialmente dei bambini che vengono da ogni parte d'Italia e del mondo e che abbiamo suddiviso in due gruppi, perché la nostra volontà era appunto quella di misurare su un gruppo test alcuni tipi di attività intensive e su un gruppo di controllo andare poi a vedere il confronto, i risultati e capire effettivamente l'efficacia di un trattamento intensivo di questo tipo. Io sto somministrando questo test neuropsicologico ai bambini. È un test che valuta le abilità motorie, sia per quanto riguarda le abilità manuali fini, sia nell'ambito delle abilità grossomotorie. Questo ci permette, in correlazione con l'analisi del movimento, di avere un quadro più completo dello sviluppo motorio del bambino e di caratterizzare il suo profilo in modo da avere delle misure più precise e ad ampio spettro sulle sue abilità motorie. Qui a Mirrorable Camp stiamo chiedendo ai bambini di eseguire dei semplici movimenti che svolgono anche durante la vita quotidiana, come delle azioni di afferramento o azioni bimanuali, come per esempio versare il contenuto di una bottiglia in un bicchiere. Abbiamo misurato questi movimenti all'inizio e alla fine del camp, questo per valutare eventuali cambiamenti e miglioramenti della loro performance motoria. Quello che abbiamo visto è sicuramente un maggior utilizzo dell'arto emiplegico da parte dei bambini e in alcuni casi anche una maggiore fluidità nel movimento. A noi qui al campus teniamo un'ora di attività motoria multisportive. Abbiamo seguito il metodo Mirrorable. Questo metodo appunto inizialmente io e Andrea abbiamo spiegato e fatto vedere quello che si doveva fare, l'esercizio, poi i bambini lo dovevano immaginare, svolgerlo con il tutor e successivamente svolgerlo con un compagno, di solito un compagno più bravo, e questo gli ha permesso secondo me di essere anche più motivati nello svolgere questa attività. Con questa maniera, no, con la manina destra, devi versarlo di qua come me, segui me. Prendilo con una sola manina, versa il bicchiere di qua, di lato, dall'altro lato, e poi lancia verso l'alto. Bravo! Entrambi i gruppi sono stati sottoposti a un tipo di trattamento intensivo che coinvolgeva entrambi gli arti superiori, quindi trattandosi di bambini emiplegici avevamo l'obiettivo di riabilitare la presa bimanuale. Quindi abbiamo selezionato dei terapisti, in particolar modo terapisti laureati o diplomati o specializzati in scienze motorie adattate, in fisioterapia e in terapia occupazionale. E sono stati loro il grande valore aggiunto, perché sono state le persone che hanno seguito nel rapporto uno a uno i bambini, quindi in un programma di terapia personalizzata, individualizzata. Mirrorable Camp è ricerca, sviluppo, fusione di metodologie, 10 giorni, 9 ore al giorno, 8 ore al giorno, perché anche il momento del pranzo è un momento di lavoro. Imparo a giocare a golf. Poi imparo a giocare a basket. Soban Giuliana, 9 anni. Vivi, tutti gli sport sono belli. Vengono a divertirsi e attorno a questo contesto è strutturato Mirrorable Camp.
secondo me è stato efficace tantissimo il gioco dello specchio, in cui si mettevano di fronte l'uno all'altro e cercavano di copiare e riprodurre i movimenti del bimbo che avevano davanti, così come pure quello di imitare le forme, cioè il fatto di essere chiamati comunque con tutto il corpo a sentire maggiormente il movimento. Si è visto netto il miglioramento nell'apertura delle mani e proprio nel traslocare da un punto all'altro. Il fatto anche di connettersi guardando diversi punti della stanza, andare verso e allontanarsi da un determinato punto. Vedi i miglioramenti giorno dopo giorno, ora dopo ora. E questa cosa è spettacolare. Il bambino inizialmente non usava praticamente la mano sinistra e adesso, non sempre, però spesso spontaneamente la utilizza nel prendere i giocattoli o semplicemente nel mettersi i pantaloni. Oggi sono rimasta contentissima perché ha utilizzato entrambe le mani per mettersi i pantaloni. Si sanno sostenere tutti uno con l'altro. E questo è meraviglioso, cioè veramente fanno un sacco gruppo, pur magari lavorando appunto da soli con noi tutor, ma nel momento di gioco di coppia o anche solo delle attività di gruppo ci sono molto uniti. Mia figlia si chiama Eleonora e ha avuto uno stroke per il Natale, quindi è per colpa sua che sono qua e che insegno il golf a tutti questi meravigliosi bambini. I limiti esistono per essere abbattuti. Questi bambini possono imparare qualsiasi cosa. Ho visto grandi miglioramenti fin da subito. La prima lezione è stata di conoscenza tra me e i bambini. Già alla terza lezione le mani sul bastone venivano posizionate in maniera completamente differente, un grip migliore, una presa più forte. E giorno per giorno si vedono dei piccoli miglioramenti sulla manipolazione, sull'uso funzionale della mano e dell'arto superiore. And we were excited for another possibility for intensive sports by manual therapy for Mia. È una riabilitazione di tipo intensivo che coinvolge il bambino da punti di vista diversi, quindi c'è una grande attenzione sia dal punto di vista motorio, psicomotorio, ma anche psicologico. So far he is loving it. Every day he comes back and shows me different things that he's doing. We're seeing a little bit more movement from his arm and left side, and he's willing to use that side. Before he was not wanting to use what we call his helper side. Mani, distendo le braccia verso il basso. Forte, è fortissimo. Subban ama molto lo sport e riesce ad essere contento, riesce ad essere proprio soddisfatto. Quando gli dici di andare a riabilitazione, un po' meno. E quindi l'idea di unire questi due aspetti, non voglio dire sottomettite spoglie, ma quasi. Cioè lui in qualche modo non si rende conto di quello che sta facendo entrambi. Sembrava scritto sulle sue esigenze. Qua al campus abbiamo definito un progetto insieme a Francesca e Roberto per il potenziamento delle abilità cognitive in legame alle abilità attentive attraverso uno strumento che si occupa sia della parte di screening, quindi del test, e sia della parte di potenziamento delle abilità. Il workshop fatto con i genitori aveva sostanzialmente tre obiettivi. Il primo era raccogliere i loro feedback dal vivo, ad oggi che è l'ultimo giorno del camp, capire da loro quali fossero state le loro sensazioni. Il secondo obiettivo era farli connettere, condividere le proprie storie, condividere le proprie paure, le proprie impressioni. Ultimo ma non ultimo, ci siamo divisi in due gruppi cercando di affrontare un tema non banale, che è quello
del Value Based Healthcare, cercare di valorizzare gli outcome, i benefici di modelli di riabilitazione tradizionali piuttosto che innovativi come queste rispetto al costo. And in this experience I learned that it's possible. If you want, it's possible to survive or to have your pain. L'idea centrale è proprio quella che lo sport sia un linguaggio semplice che mette insieme tutte le persone al di là di ogni differenza. Il progetto Fight the Stroke è assolutamente in linea con i nostri obiettivi, quindi abbiamo subito accettato entusiasticamente, abbiamo messo a disposizione il centro sportivo. Fight the Stroke è un'associazione che conosciamo molto bene e che sta costruendo attraverso lo sport un modello di riabilitazione per bambini che abbiano subito ictus precoci o perinatali. Il loro obiettivo è quello di sostituire alla riabilitazione tradizionale, tipicamente una riabilitazione che accade negli ospedali piuttosto che nei centri di riabilitazione, in una relazione singola tra il paziente e il riabilitatore, con un gioco, con uno sport che si fa insieme, sentite le voci di sottofondo, e che rende, come dire, la riabilitazione fatta secondo dei protocolli medici consolidati un fattore di unione, di divertimento e di comunione tra bambini. Come fondazione siamo molto felici di essere parte di questo progetto, molto orgogliosi di Fight the Stroke e speriamo di poter continuare questo percorso insieme. Noi ci auguriamo che a seguito di questo periodo intensivo di trattamento si possa poi costruire un ecosistema in cui immaginiamo i bambini avere un paio di esperienze l'anno di questo tipo e continuare poi nel corso dell'anno con un trattamento invece online di teleriabilitazione che permetta loro di vivere in maniera serena e autonoma tutto quello che può essere il piano di riabilitazione. Impegnativa, istruttiva, sorprendente, emozionante, vitale e magico, molto intenso, sensazionale, stimolante, speciale, stancante e divertente, formativa, importante, intensità, allegria, magia, lavoro e sonrisa, anche caldo. Sei